Beh, buongiorno a tutti, io farò adesso solo un piccolo saluto perché poi pensavo di parlare più tardi nel pomeriggio per un riferimento al mio libro scritto insieme al professor Francesco Schitulli che tra l'altro si scusa, ma una serie di molteplici impegni gli hanno impedito di lasciare la sua Puglia per venire qui, si ripromette di tornare a Pisa. Magari fra un po' quando finirà la campagna elettorale che sta conducendo in questo periodo. È un posto, questo un po' mitico, quando si dice la normale di Pisa, no? È un po' come dire una sorta di grande tempio della cultura, quindi sono onorato di essere qui. Volevo dire però soltanto due brevissime cose che riguardano un po' anche il titolo. Come dice anche il professor Umberto Veronesi, persona che io rispetto e ammiro molto, visto che ha dedicato buona parte dei suoi 90 anni alla ricerca sul cancro, dice che questa malattia, il cancro, di questo parleremo, che si tratta appunto di una malattia e non di un male incurabile, come ancora molti miei colleghi giornalisti continuano a definirla, non di un mostro dell'epoca moderna, non del male del secolo e così via, insomma queste definizioni le conoscete perché si leggono spesso sui giornali, è morto per un male incurabile, cioè io mi incavolo, scusate il termine, ma perché dico no, è una malattia certo, non è Ebola, è una malattia grave comunque, però è curabile e lo dimostrano i dati sulla sopravvivenza. Che per fortuna aumentano, la ricerca medica è molto avanti, è molto avanzata, anche quella farmacologica, e quindi è giusto chiamare le cose con i loro nomi e soprattutto dissacrare, senza farne sempre un mostro in agguato sulla salute dell'uomo. L'altro elemento riguarda il rapporto, visto che qui ci sono tanti medici. E il rapporto tra il paziente e il medico. E anche qui l'intervento di Veronesi, l'altro lui è un po' un suo pallino, quello di dire il rapporto con il paziente, con il medico è fondamentale. Se si realizza una comunicazione vera, profonda, di simpatia, di stima, di empatia, allora il paziente riesce a guarire più rapidamente. E poi bisogna cercare anche di interpretare, da qui anche l'intervento anche degli psicologi, cercare anche di intervenire perché il cancro si cura, si interviene chirurgicamente, farmacologicamente, con i trattamenti che conosciamo, ma bisogna intervenire anche sul cervello perché si può curare un male nel corpo. Ma è molto difficile curarlo anche nel cervello, quindi bisogna intervenire contemporaneamente sui due livelli. Grazie molte a tutti voi, ci sentiremo poi dopo.